Hello, con la mia testa sempre più grigia, sempre più bianca, olì olà, guardate che roba, pazienza. E niente, oggi recensione Shein, ho fatto un piccolo ordinino e ne ho fatto anche un altro perché poi vi spiegherò il perché. Principalmente perché Mr. Pongo si è divorato la mia borsa di pelle, quella piccolina che avevo preso da YesStyle e mi sono arrabbiata tantissimo perché mi piaceva un bel po'. E quindi ho dovuto ricomprarne una e l'ho presa da Shein. Rimasta fregata nel senso che è ancora più piccola di quella che io avevo prima. Quella che avevo prima la misura era giustissima, questa è un po' mignon, vabbè, ve la mando a mostrare e non perdo tempo. Ed è questa qua, molto bella, mi piace un sacco, piccolina piccolina. Dovrò fare un altro ordinino per prendere un portafoglio sufficientemente piccolo e poi vi mostrerò perché. Comunque, al suo interno è fatta così, è fatta molto bene, eh. Peccato che è piccina, piccina, piccina. Comodissimo, basterà avere un piccolo portafoglio e non ci saranno problemi. Il sotto è fatto molto bene, c'è i piedini per appoggiarla. C'ha queste due cinghiettine qua, all'interno c'era la sua tracolla. Sa di plastica, chiaramente non è pelle, però sotto i 20 euro, perché chiaramente con Pongo che appena può me le sbrana, non vale proprio la pena comprare borse costose. E a parte che non sono quella da borse griffate. Comunque la borsa è questa e ci piace un bel po'. Fosse stata un 5-6 cm più grande era meglio. Comunque, bando le ciance, ciancio le bande, passiamo al prossimo acquisto. È un portamonete che pensavo ci stesse nella borsa, ma invece no. E quindi l'ho ciappa in quel posto, di conseguenza ho fatto un altro ordinino, prima o poi arriverà. L'ho appena fatto dove ho preso un portafoglio un po' più piccolino e una borsa un po' più grande. Così avrò il ricambio, come si dice, non lo so. Comunque, il portamonete è fatto così. Scusate che tolgo via le plasticacce che ci sono dentro. La carta non manca mai. Aspettate un attimo. Chiaramente è sempre plastica. Pagato 7 euro, mi pare, durerà quello che durerà. Comunque, è fatto così. Cernierina per le monete e lo scomparto per i grossi biglietti che io non ho. Carino, durerà finché durerà. Mi piaceva perché era in tinta più o meno con la borsa. E invece l'ho ciappata dentro il frac perché è troppo grande. Vabbè, lo sfrutteremo lo stesso. Ho preso una borsa un po' più grande, speriamo che vada bene. Poi ho comprato chiaramente due pigiami perché noi con i pigiami ci siamo trovati bene. Io un po' meno con quello sintetico perché è molto molto freddo, va bene al mese di agosto anche che ha le maniche lunghe, però l'orso si è trovato da Dio con il suo e quindi ne abbiamo preso un altro, cambiato leggermente la fantasia. Beh, chiaramente il pantalone è sempre in quel cotone che sembra più lino che cotone. Ta-da! Rosso sempre. Questo c'ha la tasca dietro, ok? Comunque il pantalone è rosso. E invece la maglia, chiaramente sempre di quel cotone uguale a quella delle magliette bianche, bellissimo, è fatta così, stavolta invece di avere il daino, la renna, quello che è in basso a lato, ce l'ha nel centro ed è stilizzato. Gliel'ho fatto scegliere, ha voluto una M perché ha detto che ci sta comodo, secondo me gli starebbe anche una S, ma nel dubbio se l'ha scelto lui e quindi gli va bene così e noi siamo contente per lui. E voilà. E poi chiaramente ho provato a prenderne un altro per me. Perché ho detto, quello che ho preso, io ho preso una S, quello che ho preso la volta scorsa, voilà, spacca tutto, era troppo 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 fine, io ci ho già messo le mani sopra, vi devo dire che già la consistenza ci piace. Comunque ho preso un pigiama per me che sembra una S gigantesca, nero, niente di trascendentale, una S ma sembra enorme, vabbè, comunque in fondo è fatto così. Meno male che ho preso una S, porca la vindella. Vabbè, mi piacciono comodi, quindi sto facendo cadere tutto qua, ci sta. E invece la felpina è fatta così, con le manichine chiare, ok? Tipo le magliette americane, per intenderci. Fatto così. Il tessuto è molto bello. Adesso lo lavo con lavaggio veloce, giusto perché non so da dove arrivano, e penso che me lo pianterò già su oggi. Bello, morbido, tessuto come quello delle magliette, bello, bello, non è... Potrei dire che è sintetico, ma non è sintetico, nel senso che magari è sintetico, però ha la morbidezza del cotone. Quindi questa volta
Yeah, ce l'ho fatta, promosso. Allora vi ripeto, ho fatto un altro ordinino, adesso butto tutto qua, poi metto in ordine. Ho fatto un altro ordinino da Shein per prendere un portafoglio più piccolo e una borsa più grande, giustamente. La borsa l'ho pagata 11 euro, il portafoglio mi sembra 4 o 7, adesso non mi ricordo. Poi ho provato a prendere un paio di jeans a zampa, ho preso una M più grande, io ho un 70-73 di vita, ho detto se prendo la L che dava 72 di vita, ho detto ho paura che mi vada grande, ho provato a prendere una M. Perché non si capisce mai niente? Io di solito vesto S, però boh, vedremo. Se no, pazienza, li regalerò. E cos'altro ho preso? Un altro pigiama. E niente, questi erano i miei ultimi acquisti Shein. Mi sta piacendo un bel po', soprattutto per i pigiami dell'orso. Anche se devo dire che le cose per gli uomini sono decisamente più care. Comunque, spero di esservi stata utile in qualche modo e vi auguro una buona giornata. Ciao!